per sensibilizzare all'uso delle piste ciclabili. Qui ce n'è una tra l'altro molto bella, vicino qui dalla piazza che va verso la parallela alla Montichetini. E un altro area di interesse è quella del verde. Noi abbiamo avuto così questa idea perché ogni anno, sapete che a Frosinone si arrivano i dati nazionali sull'inquinamento. Frosinone purtroppo ha questo primato, una delle città più inquinate d'Italia, no? PM10, le polveri, eccetera. Allora abbiamo pensato, certo, come ha detto la preside, questa è un'operazione simbolica, un albero così è una goccia in un oceano. Però se ne piantassimo tanti, se attrezzassimo le aree con verde antismog, sapete che sono delle piante che mangiano l'anidride carbonica e rilasciano ossigeno, oltre a fare bene perché producono ombra, fresco, no? Guardate come può diventare una pianta, no? di questo tipo. E allora faremo qualcosa per questa città che è sempre in fondo alle classifiche sulla qualità e che è purtroppo prima solo nella classifica che riguarda l'inquinamento. Un'altra iniziativa che faremo a breve è quella di attrezzare l'area della chiesetta qui della Madonna della Quercia, le fontanelle. Abbiamo chiesto al comune il permesso, con l'aiuto degli sponsor, in particolare Autovision, lo sponsor che ci ha aiutato anche in questo caso. Ormai il mare è pulito, ora non c'è più.